Benvenuti a Kronos, appunti da un libro, e benvenuta oggi a Daisy Icardi che è qui con noi. Ciao Daisy! Ciao, ciao a tutti! Benvenuta! Oggi con Daisy Icardi parliamo del suo ultimo bellissimo romanzo intitolato La biblioteca dei sussurri. Eccolo qui, bellissimo. Allora, Daisy, tu sei una formatrice aziendale, ma sei anche attrice, autrice, regista teatrale, e hai creato dei romanzi, sono tre, questo è il terzo. Per ora sono tre. Per ora, quindi poi scopriamo quello che sta per accadere, anche se questo appunto è appena uscito. E tu ci fai fare ai tuoi lettori un percorso molto sensoriale, dal primo al terzo di questi libri, perché andiamo a indagare, no? L'annusatrice di libri, prima la ragazza della macchina da scrivere col tatto, adesso la biblioteca dei sussurri, siamo sul rumore, sul silenzio e comunque sull'ascolto e sull'udito, bellissimo. Ascolta Daisy, qui la storia è bellissima, si parla di una ragazzina, Dora, che vive in una casa dei rumori, sbattono le porte, picchiano i piatti, ambientato negli anni 70, in cui lei vive con questa famiglia, con questo meraviglioso personaggio di cui andiamo a parlare, che è la prozia Dorina degli Spifferi. Poi avviene un lutto, ci sono degli strani avvenimenti, la famiglia si disperde un po', e questa Dora trova, diciamo, va a cercare la biblioteca insieme al cugino e lì trova il silenzio, ma è un silenzio che, come dici tu, non è tristezza, malinconia, ma è rispetto. E in tutto il libro c'è questo grande amore per la lettura. Lei qui incontra il lettore centenario, l'avvocato Ferro, che è un po' un maestro di vita. E la storia prosegue con varie traversie finché, diciamo, Dora riesce a ritrovare casa. Allora, innanzitutto ti chiedo questa cosa bella che ho trovato, questa ambientazione degli anni 70, che a me ha fatto molto anche divertire, io l'ho vissuto, ma anche chi non li ha vissuti, no? Hai questa, la moda, che tu dici in bilico tra eleganza, no? E ridicolo. Perché gli anni 70 come li vedi? Allora, io gli anni 70 non me li ricordo granché, anche se sono ancora nata negli anni 70. Gli anni 70 li ho scelti perché innanzitutto con i miei libri, con questi libri sensoriali, che saranno 5, si tratta di una pentalogia sensoriale, quindi il primo, l'annusatrice di libri, era dedicato all'olfatto, il secondo, la ragazza con la macchina da scrivere, al tatto, e questo è dedicato all'udito. E un'altra caratteristica che hanno in comune questi libri sono di ambientazione, sono ambientati tutti nel Novecento. Io quindi con questi libri vado a esplorare i vari decenni del Novecento, e in questo caso abbiamo gli anni 70 e poi gli anni 80, quando Dora, la protagonista, è una ragazza. Gli anni 70 per me sono il periodo nel quale sono nata io, e anche ne ricordo delle eco comunque. Ricordo questo forte contrasto che c'era specie nelle città di provincia. Oggi si fatica a dire che Torino sia una città di provincia, perché in effetti è una città che si è sviluppata, è cresciuta, è molto più cosmopolita, diciamo, però all'epoca, negli anni 70, era una città industriale che era indiscutibilmente provinciale. E negli anni 70 c'era questo contrasto tra quello che voleva diventare moderno e quello che ancora restava legato ai decenni precedenti, cioè c'erano donne col bustino e donne senza reggiseno e con i pantaloni a zampa di elefante, per esempio.
nella stessa famiglia. C'è la mamma di Dora che è vestita da hippie, anche se non è hippie, insomma, divertente questa cosa. Sì, 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 ma era proprio un mondo in cui, cioè io sento dai racconti di mia mamma, che i racconti della sua infanzia sembrano racconti, cioè non sembra che lei è vissuta in campagna, nel Monferrato, e i racconti di casa sua sono racconti che sembrano ambientati negli anni 50, mentre i racconti delle stesse persone cresciute in città magari ti parlano delle contestazioni studentesche, ti parlano dell'età, dei tanti scioperi, dei tanti cortei, dei tanti movimenti politici che alla Casa sulla Dora queste grandi trasformazioni arrivano solo in parte, perché questo me lo ricordo ancora io quando ero piccola, quando si vedeva al telegiornale succedere queste cose, talvolta in maniera anche molto più violenta di quello a cui siamo abituati noi oggi, era comunque per 4-5 chilometri più in là sembrava una cosa distantissima, una cosa che non ti riguardava, era come un uragano in una città, in un paese esotico, no? In qualche modo. Sì, sì, veramente era un mondo di contrasti grosso, era un no? mondo e di anche contrasti di grossi. Sì, 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 c'erano ancora, si andava verso la diciamo un appiattimento delle classi sociali, ma ancora resistevano le forti differenze, cosa che poi già negli anni Ottanta non sarà più così. Infatti Dora poi ritrova una Torino totalmente diversa. Esatto, ma ascolta, in quella invece... Sì, invece quella in questa casa dei rumori, perché è bellissima questa cosa della casa sulla Dora, casa dei rumori, vivono Dora, la ragazzina, e un altro personaggio, anzi due personaggi secondo me meravigliosi. Dora, guardiamo prima, Dora e la zia Dorina degli Spifferi. Cioè, chi sono e il loro rapporto bellissimo? Allora, diciamo che in questa casa si ritrovano a vivere tutti insieme per una serie di motivazioni. La casa sulla Dora è un rifugio, la casa sulla Dora... non racconto di una famiglia idilliaca, è una famiglia con molte, molte ombre, come tutte le famiglie. Questa è una famiglia un po' raccogliticcia, nata da una serie di contrattempi, diciamo. La prozia Dorina vive nella casa sulla Dora da sola perché è rimasta vedova molto giovane e raccoglie le nipoti, la raccoglie la prima nipote che è stata praticamente si è ammalata e non vuole che il marito le metta una donna in casa, un'infermiera che la guardi, e quindi finisce la casa sulla Dora con suo marito e con il figlio. E poi c'è la giovane madre di Dora, giovane nel senso che ha solo 17 anni, che rimane incinta di questo studente di ingegneria e si trasferisce lì già bella ripiena e incominciano, perché i genitori li hanno, diciamo, ripudiati, che era una cosa che negli anni 70 con tutta succedeva, sembra che gli anni infatti. 70 che gli anni 70 fossero il top della libertà sessuale, si iniziava a parlarne, forse in alcuni ambienti magari poteva anche essere così, però erano ancora gli anni in cui se una figlia rimaneva incinta magari la buttavi fuori casa. E quindi è una famiglia, diciamo, un po' raccogliticcia, un po' strana, nata così, nata da degli imprevisti. Dorina degli Spifferi si chiama così perché Dorina praticamente è diventata... Ha un dono che è quello delle case, di riuscire a ascoltare i lamenti delle case tristi. Le case tristi o le case lamentose, che sono quelle nelle quali è rimasto all'interno dei risentimenti, sono rimaste dei non detti, dei rimorsi, dei rimpianti, tutte quelle cose che accadono nel corso della vita e che in qualche modo vanno a rendere queste case tristi, e quindi queste case in quanto tristi si lamentano, fanno percepire delle cose, che guai a chiamarle presenze, per zia Dorina non accetta questa definizione, infatti li chiama spifferi, come chiama la morte Catlinga e non morte, sì, come si usava
si usava è molto interessante questo, è proprio particolare. E poi in questa casa dei rumori c'è un altro personaggio, è il bellissimo zio Bruno che vende caramelle, che è anche un po' irrisolto, diciamo, una grandissima figura di contrasto anche lui, come sono quegli anni. Sì, zio Bruno è un, non è proprio, cioè lui è un rappresentante, un commesso viaggiatore all'epoca, è uno che si è arricchito con un commercio strano, cioè strano, perfettamente legale, ci mancherebbe, però non era proprio il classico venditore di caramelle, era, andava a venderle, diciamo, a piazzarle nei bar, nei ristoranti, negli alberghi, i suoi dolciumi, così ha conosciuto zia Maddalena, che è una donna bellissima ma malata sin da giovane. E ha dei misteri questo zio Bruno, una figura sì, che nasconde misteri, sì, diciamo. Ha una serie di misteri che vanno da quelli della sua nascita, poi successivi. E poi questo zio Bruno raccoglie delle storie di provincia, perché lui va, gira per l'Italia con la sua Alfa Amaranto, gira e va appunto a piazzare la sua mercanzia e torna con delle storie molto quotidiane, molto provinciali, talvolta un po' pruriginose, che lui racconta. Anche un po' romanzate a volte. Ah certo, altro che. e le racconta, ogni volta che arriva tutti si riuniscono nella camera di zia Maddalena, che non può alzarsi dal letto, ascoltano queste storie che vengono raccontate di puntata in puntata, perché ad esempio se la barista del bar di Bologna si doveva sposare e poi la volta dopo ti dice che no, non si è sposata, è scappata con un camionista austriaco, e poi la volta dopo ti dirà che la madre è andata in depressione per questa cosa, cioè, e quindi certo. Sono dei radiodrammi, diciamo. Sì. Ma una cosa molto interessante è questo, diciamo, che filo conduttore, no? Questo rapporto tra il rumore e il silenzio, Daisy. Allora, il rumore e il silenzio. La casa sulla Dora è una casa rumorosa. Il rumore nasce principalmente dal fatto che la prozia Dorina è sorda e quindi tutti si sono abituati a fare rumore parlando con lei, e anche col fatto che lei è sorda fa molto rumore nel fare le cose, tutti pian piano si sono adeguati ed è diventata un accompagnamento alla loro vita, alla loro esistenza. Di conseguenza c'è la casa, il silenzio poi della biblioteca. Sì, ci sono due silenzi. Il primo è quello, diciamo, che cala quando succede sulla casa, si abbatte una disgrazia, qualcosa, e quindi tutti diventano tristi, il silenzio diventa, la casa diventa triste e ovattata. Invece il silenzio della biblioteca è un altro discorso, è un silenzio complice che i lettori rispettano, la biblioteca dei sussurri, perché il sussurro è la lingua madre del lettore di biblioteca, si mantiene un silenzio perché? Perché bisogna fare in modo che ogni lettore trovi i rumori nella storia che ha deciso di affrontare quel giorno, con la quale ha deciso di confrontarsi, quindi è un silenzio apparente, è un silenzio che in realtà risuona delle mille letture dei lettori nella biblioteca. Bellissimo. E dicevi, Daisy, stai scrivendo già qualcosa, anche se questo libro è appena uscito, ci aspettiamo di nuovo. Beh, sì. Qualcosa? Sì, sto scrivendo il quarto della serie, che sarà quello sulla vista, che sarà ambientato, mi dicono tutti, ah, ma adesso il lettore centenario, l'avvocato Ferro, è morto per forza, nel senso che non poteva arrivare centenario. Agli anni 80, chi ha fatto i calcoli sa che non poteva arrivare agli anni 80. Però in realtà torniamo indietro, andiamo ai primi del Novecento, e vedremo l'avvocato Ferro giovane. Ah, anche fantastico. Se giovane, fantastico, anche se veramente giovane, non è mai stato. È un personaggio ci magico. Saranno componenti molto, molto avventurose. Bello, bello. Prego. Allora, aspettando l'avvocato Ferro giovane, il nuovo romanzo di Daisy Cardi, però adesso dobbiamo leggere adesso questo che è appena uscito, che è La biblioteca dei sussurri, edito da Fazzi Editori. Quindi un augurio a Daisy per il suo libro, per il prossimo, e un grazie di essere stata qui con noi. Ringrazio Daisy. Voi, grazie mille, ciao. A presto, ciao. E Cronos vi dà appuntamento al prossimo libro.